Volete guarire da un'artrite reumatoide, da una malattia autoimmune? Senza carne e senza pesce non si guarisce. Ma soprattutto, come si fa a guarire uno con l'artrite reumatoide? Uno con l'artrite reumatoide guarisce solo con la carne, col pesce e con le verdure. Deve cancellare anche la frutta, deve cancellare anche la verdura. E solo le verdure? Sì, ma solo le verdure non campa, non sta in piedi. Il corpo umano... Chi lo dice? Chi lo dice? Lo Chi lo dice che non si sta in piedi con le verdure? La natura lo dice, tutti i meccanismi. La verdura non ha le proteine. E il corpo umano, come tutti gli esseri viventi, è un meccanismo che è fondato sulle ma proteine. Ma ci sono... Tutte le persone comunque che presentano problematiche legate a queste strutture del nostro organismo, tendini, legamenti, muscoli, fasce muscolari, tutto quanto, quando ci sono questi problemi bisogna fare un periodo proprio fino a che non si è risolto il problema, dove i dolci, gli zuccheri e ci comprendiamo dentro anche il cacao e il cioccolato, perché adesso la gente si è buttata a mangiare cacao e cioccolato tutto spiano. E poi anche la frutta, fruttosi, succhi di frutta. Buonasera, io volevo chiederle, per mia mamma che ha l'artrite reumatoide, sì, e prende sempre le pastiglie perché ha forti dolori. E quanti anni ha la mamma? Che... La mamma quanti anni ha? 61. 61. E dove abita sua mamma? Abitiamo a Novara. Un po' di tempo ormai che ha questa artrite, prende queste pastiglie, non riesce a dormire la notte. E il suo gruppo del sangue qual è? Positivo. Gruppo A. E di notte non riesce a dormire? No. A causa dei dolori? Dolori. E poi ha anche un'infiammazione. Allora, quando esce da questo incontro, sì, da questa sala, chiami subito sua mamma. Le dica, mamma, stasera salta la cena. L'ho portata, eh? Che mio modo, ma è così birbante che non... Cosa fa, signor? Non mi faccia incavolarmi. Venga qua di corsa a parlare della sua artrite. Non la mangio, ma le sembro uno che mangia le donne. Al massimo mangio i bambini, al massimo. Non mangio le, non mangio le donne. Sì, è certo, chissà che porcherie solenni mangia. Niente. Niente? Dolci, niente? Qualche volta? Sì. Sì. E allora che cosa mangia per avere, oltre che l'artrite, il mal di denti da 3 mesi? Io penso che sia un'infiammazione, certo, gengivale. E da dove viene? Boh, che lo so. La colazione qual è del mattino? Quasi mai. Niente? Qualche volta prendo il latte con un pacchetto di crack. Latte con i crack e l'artrite galoppa. E con latte l'infiammazione ai denti galoppa. E visto che i problemi pare che ci siano soprattutto la sera, quando va a letto, di solito la cena con che cosa la fa? Dipende. Stanotte i dolori sono stati tanti o pochi? Pochi, perché prendo l'antibiotico. Prende un antibiotico? Sì. Per i denti o per l'artrite? Per i denti. Per l'artrite? Per l'artrite prendo antinfiammatorio. Però ma di che cosa è appassionata? Di quali dolci è appassionata? Niente. Cacao e cioccolato? Niente. No. Salumi? Niente. Poche volte, ma... No. Qualche volta mangio il salame piccante. Niente. Qualche volta. Mangia salame piccante, si trova un'infiammazione ai denti spaventosa, ecco, che poi per farsela passare ci vuole una settimana. Perché l'ha trovato, la bugia. E il pepe e il peperoncino chi lo mangia? No, non lo sto mangiando. Niente. Non lo sta mangiando. Caramelle, caramelline, chewing gum? Niente. Ma lei di che cosa vive? Pasta. Visto che non mi sembra sottilissima. Pasta. Ecco. Bel piatto di pasta asciutta. Pasta asciutta. Condita con che cosa? Olio. Con olio. E basta. Sì, qualche volta metto col sugo perché ci sono i ragazzi, se no no. E niente. Pasta e l'artrite le può creare dei bei problemi. Quando poi ci mette il pomodoro i fastidi aumentano di brutto. E la pasta quando è che la mangia? A colazione, a pranzo, a cena? Mezzogiorno, qualche volta anche la sera. Quando poi la mangia la sera va a letto, i dolori sono tremendi. Frutta, succhi, spremute? No. Niente. Frutta, la banana.
Ma è già un po' che non le mangio. Ecco, le banane crisi nera. È già un po' che non le mangio. Va bene, allora proviamo a rinunciare a quelle cose piccanti, proviamo a rinunciare ai piatti di pasta, si mangi dei bei piatti di lenticchie, di piselli, di fave, di cannellini. Le sue origini di dove sono? Calabrese. Della Calabria. Le fave si usavano in Calabria, le lenticchie anche, i cannellini anche, provi a mangiare quello e tanto pesce. E poi vediamo se vanno a posto i denti e se l'artrite quando riga dritto va a letto e non c'ha problemi. Ok. A cominciare da stasera. Se poi prende l'abitudine a saltare la cena, secondo me va a letto, dorme come un sasso e al mattino si alza senza nessun fastidio. Ma poi mi vengo a gran per lo stomaco. Ma non c'è pericolo. Mangia la mattina. E non riesco a dormire. Io al mattino mi alzo alle 5 meno un quarto. E appunto. A che ora va a letto? E che ne so, 10 e mezza, 11. Sì, a che ora cena? 7 e mezza, 8. Va bene. Stasera provi a saltare. Lo salto? Non è che devo saltare qualche gradino. Mangia adesso che siamo attorno alle 17, mangia adesso qualcosa e basta. Un petto di pollo ai ferri, se trova qualcuno che glielo fa. Mangio poca carne io. Va bene. Un uovo sodo va giù bene? Va bene, un uovo sodo e un po' di fagiolini e basta. Boh, questo è il castigo. Prima delle 6 di sera. Beh, ho il castigo e basta. E quando sono al lavoro come faccio a mangiare alle 6? Perché fai i turni? Ma lei si porta la sua vaschetta con dentro i piselli, o i cannellini, o le lenticchie, mamma mia, donna. Ce ne mangio. Sapete come cavarvela. Si porta delle crepe di uova e se le mangia. Ho una pronipotina che spesso è successo che ad un tratto al mattino non riesce a alzarsi, non riesce a camminare, adesso ha 5 anni. E ovviamente mio fratello, che è il nonno, e la mamma sono molto preoccupate, l'hanno portata fino a Pavia, eccetera, però sembra che abbia queste forme di artrite reumatoide, però non è così evidente, non è così. Ma sempre tutte le mattine si alza e non riesce a camminare? A volte sì, a volte no. A volte sì, a volte no, però magari la bambina sta bene per un mese, ad un tratto capita che la bambina piange, urla, sì, proprio dolori fortissimi, soprattutto a un piedino. Soprattutto a un piede? A un piedino. Parli forte, se no là in fondo non sento. Soprattutto a un piedino? Sì. Ecco, cosa... È il sangue di questa bambina? Gruppo di sangue? Sì. Non glielo so ancora dire. Questo è fondamentale. Comunque sì, se succede che alla sera non c'è un bel niente e al mattino quando si alza ci sono dei problemi, bisogna andare a vedere la cena. Sicuramente l'artrite reumatoide, tra l'altro c'era stata anche una persona che mi aveva accennato, una persona adulta che mi aveva detto che aveva dei problemi. Ecco lei signora, vede che alla fine non abbiamo parlato dell'artrite reumatoide, perché non colpisce solo quelli avanti un po' con gli anni, sa? Una volta colpiva quelli avanti negli anni, ma sapesse quanti bambini piccoli mi sono capitati con l'artrite reumatoide? Dolci, zuccheri, anche la frutta e soprattutto i cereali, tutti sono i maggiori responsabili dei problemi di artrite reumatoide. Poi però bisogna vedere, perché se fosse un gruppo A, anche l'uso del pomodoro può portarla ad avere dei problemi di artrite reumatoide. Ma anche l'uso del tè, i dolcificanti che sono nel tè, poi non parliamo da quando sono comparsi. Ma andate un attimo indietro con la memoria, soprattutto quelli degli anni appunto prima della guerra, neanche da dire, subito dopo la guerra, io sono nato appunto nel 50, Arturo nel 46, tutto. Praticamente non esistevano tutte queste patologie. Si faceva un'influenza, si è fatta l'asiatica nel 56 o giù di lì, ogni 10 anni veniva un'ondata di una nuova influenza, perché si modificava il virus, si faceva l'influenza e poi se no c'erano il morbillo, la varicella, la scarlattina e basta, che erano degli esami di maturità per il sistema immunitario. Superato quello si era indenni praticamente da tutto.
E poi invece che cosa è successo? È successo che le mamme non hanno più avuto il latte per allattare i loro bambini, si è ricorsi al latte artificiale, nel latte artificiale vengono messe le maltodestrine e poi che cosa succede? Poi si passa anche all'altro latte, dentro quel latte ci mettono quei biscotti un po' lunghi, ecco, i piatti, ecco, che si sciolgono bene, che così si inciucciano, straricchi, stracarichi di glutine, e poi sono comparsi i primi problemi respiratori. E poi però non basta, perché poi si va avanti con la pastina glutinata, e poi si va avanti con le merendine, e poi si va avanti con magari i cereali ricoperti di zuccheri e cose varie, e poi saltano fuori. È stato il primo gradino, quelle delle allergie respiratorie, proprio del primo gradino delle malattie autoimmuni, le tante forme di asma, le tante sinusite, le tante otiti, ma di nuovo le otite c'erano anche in passato, che derivavano appunto dall'uso del latte. E poi tante nuove patologie autoimmuni come l'artrite reumatoide, cose che non mai esistevano e che adesso invece esistono in modo molto molto diffuso. Comunque i responsabili, l'ho detto, signore, dolci, zuccheri, anche la frutta, soprattutto se voi sono un gruppo zero, comunque chi ha l'artrite reumatoide, che sia gruppo 0, A, B o B, la frutta che la vede una volta al giorno, basta e avanza. Se è un gruppo 0 che non la veda neanche una volta al giorno, che è molto meglio. Il pesce giusto, la carne giusta, le verdure giuste, i legumi giusti, e l'artrite reumatoide non c'è più. Mi è stata diagnosticata di recente artrite reumatoide. Sì. Adesso li spiego un attimo. Io sono americana degli Stati Uniti, di New York. Sono sempre stata sportiva in vita mia, ho sempre fatto sport. Ho sempre mangiato molto bene. E da quanto tempo è che vive in Italia? 30 anni. 30 anni, perché non la si sente quasi, no? che lei è... Bene, bene, bene. Di solito gli anglosassoni mantengono sempre un accento, sì, una cadenza molto... Ma prima o poi viene fuori. Prima o poi. E dove abita? A Milano. Io sono sempre stata molto... E il gruppo del sangue qual è? A negativo. E usa dei farmaci per la sua artrite reumatoide? Me l'hanno appena dato, sì. Sì. Che cosa le hanno dato? Plaquenil, esatto, che non è che sono molto contenta, perché io non sono una persona di prendere ma tanti... Che cosa le sta creando, arrecando questa artrite reumatoide? Allora, io le voglio fare questa... La mia domanda è questa, che io ho sempre fatto sport, solo che 4 anni fa ho preso l'amore di culturismo, ok? Sì, va bene. Allora, con il culturismo, facendo il culturismo, sì, ho fatto anche le gare, sì, si va a... devi tenere dei regimi di cibo, sì, molto precisi, esatto. Per esempio arrivi a 2 kg di proteine, sì, verdure, 3, 4, 5 litri di acqua. Allora, io non ho mai sofferto in vita mia di artriti reumatoide, sì, non se me ne sono mai gonfiate in vita mia le mani, né dolori articolazione, sì, ma da quando io ho fatto queste gare qua e ho cominciato a fare questa disciplina qua, ho notato questo problema qua. Ripeto, io non mangio pasta, glutine, sale, non so neanche che cosa sia per me, olio, non so che cosa sia neanche questo, frutta, solo la mela, sì, di qualche volta. Formaggio non so che cosa sia. La colazione qual è del mattino? 12 bianchi e avena. E avena? Sì. E basta? E basta. E la cena di stasera? La cena di questa sera al volo un'insalatina. E basta? E basta. E i dolori dov'è che la colpiscono? Le mani. Le mani. Non riesco neanche a muoverle a volte. Provi un po' le ginocchia. Provi un po' a piegarmela, la mano. Sì. Adesso riesce a toccare con le dita, con la punta delle unghie, a toccare il palmo della mano? No. Non riesce a toccarlo? No. No. Non più. Insalate basta stasera? Non ho avuto tempo, sì, perché arrivo da Milano. Nient'altro? Mezza caramella? No. Un chewing gum?
Ah sì, ho mangiato un come si gum? Cica. Ha mangiato la cica. Ce l'ha qua il pacchetto? No, ce l'ho in macchina. Legga gli ingredienti, legga gli edulcoranti che ci sono in questo cenno. Allora, e lei non chiude più le mani. Oh. Vuole provare? Peccato che abbia fatto la domanda adesso alla fine. Ma adesso le piacciono le mandorle? Sì, però siccome io ho avuto tutti questi problemi qua, sono cominciati, questi dolori che io avevo alle mani, sono cominciati appunto quando ho cominciato a fare le gare, sì. Ho fatto il test alimentari, quelli sì. delle intolleranze, e io ero altamente intollerante alle mandorle, che cosa che a me piacciono tantissime. Sì. Allora, la mia domanda a lei però è... non le sta mangiando. No. E quindi non può incolpare le mandorle della sua artrite. No. Ma le mele sì, appena mangia le mele, le mani... Non riesce può più. Essere, sì, ah, può certo. essere, può il essere, il è l'unico... Il fruttosio è tremendo. A volontà. E di queste cicche quante ne mangi al giorno? Non tante, perché... Non tante cosa vuol dire? Uno, due o tre? No, neanche tre. Due. Forse una. Oggi. Tremendo. No, perché so che la cicca a me fa gonfiore, appunto. Mi gonfia l'addome incredibilmente. E non chiude più le mani. Sì. Ecco, l'unica cosa che faccio, che mi diceva la mia amica, che io faccio uso tanto, a me piace tanto il caffè. Io bevo tanto caffè. Tanto cosa vuol dire? Il caffè americano o il caffè italiano? È caffè italiano, mi piace tanto. Quanti? 5, 6, 7? Io, tipo 7. 7, con zucchero o senza? Con addolcificatori. Basta, è tutto lì la sua storia. È lì. Ma è sicura che non vuole provare l'effetto di quattro mandorle e stasera arriva a Milano e le mani le chiude? Ah, io proverei poi, qualsiasi cosa per togliermi questi dolori qua. E poi quando arriva a Milano e riesce a chiudere le mani e mette in bocca un poco, un chewing gum, un poco di quel dolcificante, lei non chiude più le mani. Ok. È lì. Perché okay. l'artrite reumatoide, reazione immunitaria tosta, tremenda. Sì. Guardate che quella bravissima attrice che era... La Marchesini. Anna Marchesini, esilarante, strepitosa, proprio di una bravura estrema. Sì. A 62 anni. È mancata a causa di artrite reumatoide. Facilmente, probabilmente, la certezza non c'è, ma molto probabilmente, se l'avessero messa una dieta con il pesce giusto, con la carne giusta, con le verdure al posto della frutta e con i legumi al posto dei cereali, Anna Marchesini ci sarebbe ancora. Li faccio un'altra domanda. E attenta anche alle castagne. Perché anche le castagne possono creare dei bei problemi all'artrite. Ok, no, io non mangio castagne. Sì. No, li faccio solo una domanda. Mi dica. È possibile che la quantità di pollo che io mangio, perché io non mangio carne rossa, non l'ho mai toccata. Per fortuna. No, per fortuna. Sì. È possibile che il pollo è che mi ha scatenato tutto questo? Ah, lo vediamo. Lei comincia a togliere il chewing gum, le cicche, gli edulcoranti, i dolcificanti vari, gli zuccheri di ogni tipo. Poi domani, a pranzo, si mangia un poco di lenticchie o di cannellini, conosci i cannellini, quei fagioli piccoli bianchi? I bianchi? Sì, non i bianchi grossi di Spagna, i cannellini quelli piccoli, bianchi. Ok. Faccia pollo e cannellini e poi prova a chiudere le mani. Okay. Se vede che dopo mezz'ora, un'ora, due ore, chiude le mani, okay. Il pollo è adatto a lei. E poi, quando riesce a chiudere le mani dopo due ore che ha mangiato il pollo, provi
a usare un poco di quell'edulcorante e lei non chiude più le mani. E poi alla sera ho visto, perché ho comprato anche io il libro, suo libro, il nasello, già da un bel po', io mangiavo tantissimo di nasello, sì, però non andava bene. No. Ma a me non piace il merluzzo. E mangi, proprio il mangi il salmone. Invece il salmone vedo che posso mangiarne anche mezzo chilo. Mangi mezzo chilo di salmone. Per me va benissimo. Mangi anche il tonno in scatola, guardi. Il tonno in scatola è ben difficile che faccia venire l'artrite reumatoide a chi che sia. Ok, perciò devo togliere tutti i dolci, tutto quello che contiene lo zucchero per togliere. Ma le togliere... sue origini sono americane o italiane? No, e le mie origini sono Israele, olandese, spagnola, francese e tedesca. Brava, metti insieme. Ok. Guardi, tutte popolazioni che hanno sempre mangiato. Ecco perché sono newyorkese. Va bene. Ok, va benissimo così. E occhio a tutti i cereali, anche quelli senza glutine, possono creare dei grossi problemi. Anche il riso, anche il mais, anche il miglio. Sì, quelli non li prendo. Meno li vede, ma l'avena sì? Ma occhio all'avena, mangi dei legumi. Adesso che poi ci sono tutti... Perciò vari... per colazione che devo... Colazione? Solo le uova? Lenticchie e tonno. Lenticchie e uova. O piselli, o lenticchie. Cannellini. Lenticchie, sì. Ma... Amen. Prova, okay, fa la prova. Sì, tanto sì, lei il suo test glielo fanno le mani. Sì, sì. Va. Perfetto, la ringrazio. Quindi il caffè, se proprio ci tiene, li prenda senza nessuno zucchero. Ok. Di nessun tipo. Perfetto, grazie tanto. Poi quando prima sì. di andare via le do, ce le ho qua, le mandorle, le do quattro mandorle. Che fa il test. Ok. Va bene. Grazie tanto. A posto. Io ho il morbo di Crohn e sì. l'artrite reumatoide. Da una decina d'anni. E gli anni quanti sono? 20. 20 anni? Sì, 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 sì. E allora abbiamo voglia di stare bene o stare male? Bene. E il gruppo del sangue qual Zero, è? Zero, positivo. E allora? Sì, è già migliorato, però... Andiamo a caccia, prendiamo la licenza di caccia. Se si può andiamo qua a cercare i caprioli e ci mettiamo a tirare giù qualche capriolo. Anche i daini e i cervi van bene. In Svizzera non mancano le mucche al pascolo. Sì. Ecco. E basta. E mettiamo a posto artrite e Crohn. E la frutta? E poi lo lasciamo decidere, Tanto, il Crohn lo fa capire subito, perché appena mangiamo qualcosa che non va bene dobbiamo correre come dei forsennati in bagno. Sì. L'artrite reumatoide, appena mangiamo qualcosa che non va bene siamo pieni di dolori. Sì, basta un'albicocca e abbiamo i dolori. La mia è controllata tramite un medicamento, sì. che però si spera che prima o poi si possa togliere. Io lo faccio ogni 6 settimane in ospedale. E... Io non dico niente, provo. Ho presente tutte le persone, le tante persone che seguendo l'alimentazione corretta, per giunta quelle di gruppo zero, se la cavano in modo abbastanza egregio e in tempi non biblici, che hanno risolto le cose. E ho presente quella bravissima attrice Anna Marchesini del trio Marchesini, Solenghi e l'altro, che ha 62 anni è deceduta a causa dell'artrite reumatoide. Nata quando? Nel 96, 29 ottobre. Va bene. Proviamo. Anche sull'agenda ci sono i buoni consigli per chi ha problemi di artrite. Comunque, basta okay. un frutto e arrivano i dolori. Uno okay. mangia la verdura e non arrivano i dolori. Ok. Mangia un cereale col glutine e arrivano i dolori. Mangia il riso tanto, ma mangia una bistecca ai ferri, poi vedrà se è meglio bianca, rossa o cruda o cotta, basta che non sia fritta e okay. lascia decidere da tutto quanto. Ok, perfetto. E yeah. se no cosa facciamo? Andiamo avanti tutta la vita così? Speriamo di no. Ma nella vita bisogna vivere anche di certezze. E visto che sono due patologie che mandano a dire rapidissimamente, soprattutto in uno di gruppo zero, dopo che abbiamo introdotto qualcosa, ci fanno capire se va bene o se va male, semplifichiamo tutto, scriviamo che cosa abbiamo mangiato e aspettiamo la risposta. Okay. Buongiorno dottor Mozzi, finalmente la conosco. Buongiorno. Lei, senza saperlo, è il mio dottore da 4 anni. E lì, quel braccio lì, che cosa su? Questo è uno stravizio che ho fatto,
e quindi poi lo pago e lo so benissimo. Quindi cosa si è messa su quel polso? No, questa è in fibra di quinoa però, eh. No, a parte gli scherzi, non è assolutamente medicale questo cerotto, è semplicemente un cerotto che mettendolo tira un po' e mi dà la sensazione di tenere stretto dove ho i gonfiori, il dolore, mi fa stare un po' meglio. E lo sa dove ha sgarrato allora? Sì. Ah, lo sa, è consapevole. Sì, sono consapevole. Quindi, però dopo è 4 anni a volte ho l'illusione di poter rimangiare qualcosa. Dico bene, è pentita? Sì. Siamo in ambito ecclesiastico, il famoso mi dolgo dei miei peccati. Mi pento sempre moltissimo, infatti lei è stato l'uno che mi ha fatto rigare dritto per 2 anni consecutivi senza sgarrare. Il gruppo del sangue mai. Qual è? A. E quindi con cosa ha sgarrato? Con i pomodori? No, quelli no. Con i dolci, con i gelati, sì, con troppa frutta? Ho mangiato della pasta, sono una ghiotta di formaggi, qualche gelato, sì. Va bene. Ma comunque basta pochissimo, è una fetta. Ma di pane, certo, un po' di pasta, basta chi soffre di dolori, di una mezza artrite reumatoide, subito si accorge di stare malissimo. La natura è un giudice terribile, severissimo. Severissimo. Quando c'è da dare delle punizioni, dà le punizioni e non ci sono raccomandati che tengano. Sì. Non c'è nessuno che riesca ad avere le raccomandazioni adeguate. Infatti io ho cominciato con questi dolori fortissimi, improvvisamente, molto debilitanti, proprio non riuscivo più a fare niente. La medicina ufficiale non mi ha considerato pienamente dentro a un'artrite reumatoide, perché c'è alto solo l'anticitrullina, il fattore aromatico è positivo, però loro vogliono anche la proteina C reattiva alta e penso anche un altro valore che ora disperdo. E quindi mi hanno detto va bene, è passata l'estate, basta i gelati. Stop. Sì, no, ma questo 4 anni fa gli è successo, stop. Ecco, e quindi hanno detto sì, anche 3 occhi al giorno e uno va avanti così. E quindi è stato lì che ho deciso di buttarmi un po' naturale, di cercare qualcuno mi potesse aiutare. Io ho trovato lei e ho seguito la dieta e sono migliorata sicuramente. Certo, insomma, ora andando in là con gli anni, a volte anche, non so, fare degli sforzi forti e tutto, insomma, mi fa stare un po' peggio indipendentemente dalla dieta. Quindi mi chiedevo se ci possono essere anche dei rimedi, non so, parlo di oli che io potrei usare sopra anche alle deformazioni, perché purtroppo le ossa si deformano molto velocemente. Ma non credo che non si credi, deformino, guardi, le che ossa. Nocca, che so. Come? Un po', guardi che mano, che so, qualche deformazione me la lascia. Ma non è la fine del mondo. No, l'interessante non è che non faccia... Non ha delle ossa deformate a ventaglio, quelle ossa con praticamente... No, spero... A vedere le mani si direbbero. Si direbbe di no. Ma niente, è stata... Oddio, che lei si è permessa qualcosa in modo continuato che assolutamente non doveva. Non dovevo assolutamente. Poi bisogna sempre valutare il pro e il contro. Dire bene, voglio togliermi un bello sfizio. Sì. È possibile? Ma io dico sempre che uno sfizio se lo può sempre togliere. Sì. Poi dipende. Dipende la paga, che paga è? Sì. No, con questi dolori è molto poi alta. Bisogna vedere se il gioco vale la candela. Infatti. Appunto, se uno introduce del materiale che non tollera e poi si trascina per giorni e giorni, settimane, la storia forse è meglio che si cuccia la bocca e passa oltre. Il caffè è anche quello un qualcosa, perché di quello forse ne abuso un po'. Però insomma il gruppo A gli viene concesso. Allora sì, detto, ma mi non chiedo... credo che sia tanto il caffè. No. Poi fa presto, proprio... passa il caffè, sì. Di cicoria. E lei dei rimedi omeopatici o comunque un po' olistici, tipo il golden milk, questa curcumina che parlano tanto come antinfiammatorio degli ossi, ci crede? Ok, io non ho preso un po' in continuativa, in effetti... Ma io non credo, per quanto riguarda la medicina, non credo, come uno dice, per fede, credi, no. Io credo ai risultati che si ottengono.
se uno utilizza determinati rimedi e poi risolve il problema e poi però non si ripresentano da altre parti, bene, vuol dire che quei rimedi funzionano. Sì. Altrimenti vuol dire che i rimedi converrà cambiare e seguire qualche altra strada. No, no, come sgarro quando posso? Si ricordi che quando uno ha l'artrite reumatoide, come pure tutta quella bella rassegna di malattie cosiddette autoimmuni, fibromialgia, connettivite, che sia il Sjögren, che sia il lupus eritematoso sistemico e via dicendo, che ce n'è una bella serie, e quando uno sgarra viene colpito, eh? Poi quelli di gruppo zero che vengono colpiti su due piedi, poi magari se la cavano in tempi abbastanza rapidi. Ma quando si hanno quelle malattie bisogna sgarrare il meno possibile. E va bene, lei però si ricordi che quando sgarra le vengono i problemi, si riattiva questa artrite, artrite reumatoide, e quindi poi si mette l'anima in pace. E poi tiri i remi in barca e avanti. E attenzione, perché appunto adesso arriverà la stagione delle castagne. E magari, attenzione, lei dove abita? A Viterbo, non so se ci sono castagneti a Viterbo, perché anche con le castagne ci possono essere dei bei problemini con l'artrite reumatoide, perché le castagne sono ricche di zucchero e di amido. A Viterbo, con tutti i pastori che ci saranno a Viterbo e dintorni, a posto. Agnello allo spiedo, gruppo zero con l'artrite reumatoide, se la cava benissimo. E poi vede. Provi un po' invece, sotto stress, sotto qualsiasi tensione, a mangiare le cose giuste, oppure stare a digiuno. Vede che la sua artrite non c'è, non esiste. Dopodiché decide. Allora, l'anno scorso, nel 2009, ho fatto 4 bypass e dopo 5 mesi mi hanno operato all'anca. Che cosa aveva la sua anca? Ho l'artrite reumatoide da 30 anni. Ah, ecco, quindi. Sono in Bertesa. Sì. E lei quanti anni ha, signora? Io ho 72 anni. E il suo gruppo del sangue qual è? È gruppo zero positivo. Sì, artrite reumatoide, vede. Dolci, zuccheri, farine, frutta, tutte cose che lei non dovrebbe vedere. Ah, ho capito. Tutte cose che lei non dovrebbe assolutamente vedere se vuole avere un buon futuro. Deve mangiare occhi chiusi. Le hanno messo dei bypass, per cui si vede che era anche una appassionata di farinacei. Beh, sì, abbastanza. Io di colazione, dottore, faccio. Sì. Faccio le fette biscottate col miele con la marmellata e sì. La camomilla. Buonanotte al secchio di tutti e tre, signora. E la camomilla però di tutti essere... e tre tenga buona la camomilla. Bene, si beva una bella camomilla lunga, leggerissima, che così non ci mette lo zucchero, perché lo zucchero con l'artrite reumatoide proprio non ci deve essere. E poi va fuori a camminare e vede che cammina bene. Ma io non cammino molto perché ho le protesi tutte e due, cioè. Ma non c'è pericolo che lei cammini con quella colazione lì, signora, ma non c'è pericolo. Si mette a fare la dieta dell'eschimeso, dell'appono, del siberiano, signore, lei vede che cammina. Ma il latte lo posso bere, dottore? Signora, non lo so, se vuole stare male può berlo, se vuole stare bene non c'è pericolo. E cosa posso bere al mattino di colazione? Me lo dica lei, cosa posso fare di colazione? Signora, le l'ho appena detto. Si beve la bella camomilla senza zucchero e vede che riesce a camminare. Soprattutto se a sera ha mangiato una bistecca ai ferri e un piatto di cicoria, lei al mattino si alza e vede che le sue anche vanno decisamente meglio, si beve una tazza di acqua tiepida e una camomilla e riesce a camminare fuori benissimo, anche d'inverno. Buonasera, sono Alessia da Pavia. Gruppo sanguigno e età, signora? Gruppo sanguigno 0, positivo, età 38 anni. Perfetto, prego, vada con la domanda. Allora, io ho due problemi. Uno è scoperto oggi, praticamente è una cisti endometriosica di cui avevo già sofferto negli anni passati e avevo subito per questo un intervento e a quanto pare si è riformata. E poi ho un'artrite reumatoide che mi accompagna da anni. E volevo sapere, visto che mi sono avvicinata da poco al dottor Mozzi, se c'erano degli alimenti che potevano predisporre o meno a queste problematiche.
Allora, si metta l'impegno, si legga quello che deve leggere sul libro La dieta del dottor Mozzi. Sì, se recupera l'agenda del dottor Mozzi e lei si leggerà lì, su quella agenda, dove si parla di malattie autoimmuni, dove si parla di artrite reumatoide, fibromialgia, connettivite e tutte quelle patologie che sono sorelle alla grande, e lei vede che può risolvere i problemi. Bene. Deve metterci un grande impegno, perché sennò l'artrite reumatoide, sennò non la ferma nessuno. E le ciste endometriosiche, signora, continueranno a ripresentarsi. È ben difficile che con la chirurgia, con le terapie, si fermi. Se non rimuove la causa, si ripresenta. Latte derivati sono i primi responsabili, i dolci di zuccheri sono gli altri, il cacao e il cioccolato, tutta un'infinità di altre cose. E hanno tanti punti in comune, ciste endometriosiche e artrite reumatoide. Il consiglio che abbiamo dato a quella signora di gruppo zero che aveva i problemi vari allo sovraspinato e dicendo, ossia di andare, e anche a quella sempre di gruppo zero, quella che non sapeva come perdere il peso, gli ho detto che più che investire soldi dal sottoscritto, vado a investire dal verduriere, dal pescivendolo e dal macellaio. Poi lì siete vicini al Ticino e al Po, pensi quanto pesce c'è dentro. Nonostante l'inquinamento, ma Ticino poi è tutto sommato, è un'acqua decisamente, tra tutti i fiumi di sponda sinistra del Po, è quello che ha facilmente le acque migliori. Le ringrazio per i suoi suggerimenti che ci dà, è da poco che la seguo, però io ho problemi di ginocchia e anche. Sì. Manda, ho fatto degli esami e mandato dei medicinali di base. Che cosa hanno le sue ginocchia e le sue anche, signora? Dolori che faccio fatica a camminare, fare le scale. Dolori. Quanti anni ha lei, signora? 74. Qual è il suo gruppo del sangue? Zero negativo. Zero negativo. E quando è nata, signora? In ottobre del 36. Sì. 74 anni. Sento un po', ma credo quelli di zero negativo sono bestie rare che recuperano anche in tempi rapidi. Nonostante gli anni, signora può recuperare in tempi rapidissimi. Grazie. Quanto è alta, e quanto pesa? Peso, sono 1,60 e sono 62 kg. Sì, di peso tenga conto che c'ha almeno 7-8 kg addosso. No. Dottor Mozzi. Sì. Signora, è impossibile una cosa. Non è possibile, è possibilissimo, li ma può recuperare. Tutti magrissimi. Nel giro di 3 o 4, no, giusti, visto che ha dei dolori alle anche e alle ginocchia che sono gli elementi che devono sorreggerci, guai. Ma 62 kg non è. Signora, grazie. Che colazione fa lei? Ho sentito, faccio marmellata e fetti biscottati. Buonanotte a secchio, che marmellata è, signora? Quella dei supermercati. Ma quale, che frutti? A frutti prendo alle volte i mirtilli, sì. O albicocche, pesche. Guardi, e che cosa beve? Del tè, del caffè? Il tè verde. Lasci stare il tè verde, lo lasci i cinesi, i giapponesi o quelli di gruppo A o B o AB che se la cavano. Quelli di gruppo zero col tè verde, signora, meno lo vedono, meglio stanno. Ma neanche con il tè normale? Ma neanche, no, peggio che peggio, peggio che peggio. Sia chiaro. Si dimentichi il caffè. Quello sì, non lo bevo. Si dimentichi e anche il caffè d'orzo, si dimentichi la frutta, se la dimentichi fino a che non ha risolto i problemi, meno dolci e zuccheri possibili, certo. E lei, spero che il latte, lo yogurt e i formaggi non li usi proprio. Un pochino lo yogurt tutti i giorni uno. Buonanotte anche lei, signor. Vede come fanno bene. Tutto... Ma vede come l'informazione, la disinformazione colpisce. Uno yogurt al giorno e lei non cammina. Zero negativo. Non cammina, signora. Via lo yogurt e se la caverà bene. Via i dolci e gli zuccheri, via anche la frutta, signora. Meno pane e pasta possibile. Se mangia quinoa, e qua a Cremona ci sono dei bei negozi di prodotti naturali dove lei può trovare quinoa, e lei se la cava, signora. La sua carne è giusta, il pesce è giusto, i legumi giusti, un po' di ceci, e lei corre e cammina, signora, anche a 74 anni. Quindi basta yogurt, e niente arance, niente mandarini, e niente tè. Allora,
possiamo meglio, rispondere? Meglio la camomilla. Ancora? Meglio la camomilla? Possiamo perché quelli di gruppo zero decisamente no, meglio la sì, camomilla. Sì. Diciamo che possiamo permetterci. Poi la volta prossima ancora, ci sì, telefona, signore, ci dice in quanti giorni lei si è rimessa a camminare. Io chiamo perché ho quattro malattie autoimmuni, tra cui allora diabete, celiachia, artrite reumatoide, tiroidite di Hashimoto. Attualmente seguo la sua dieta, dottor Musi, che lei mi ha inviato gentilmente dopo una mia richiesta da 2 anni circa, però ancora ho dei problemi con la mia artrite reumatoide, non riesco a mandarla in remissione in nessun modo, praticamente un ginocchio, soprattutto quello sinistro, che ha una borsite di circa 15 centimetri che non rientra, e i 2 polsi che non mi consentono di allora, vivere una vita normale. Ha già tolto il suo gruppo del sangue, qual è, signora? Il mio gruppo sanguigno è 0 positivo. Allora, ha già tolto la frutta? Allora, la frutta completamente da più di un anno, ho tolto il glutine perché è celiaca, ma ha tolto anche comunque sia la quinoa perché ho notato che mi dava dei problemi. E i dolci e gli zuccheri? Assolutamente mai, quelli mai perché sono anche microinfusa col diabete. E che, cereali, e che cereali usa? Nessun tipo di cereale. Neanche il riso? Nulla. E allora signora, l'altra possibilità sono rimasti i semi oleosi. Allora, io praticamente mi nutro, il primo mattino bevo 2 tazze d'acqua calda, non faccio nessun tipo di colazione. Signora, due sono troppe. Una sola, quindi. Una. Un eccesso di liquidi e lei rischia di trovarsi i liquidi invece che eliminarli con le urine, li butta fuori, li elimina con... sotto forma di liquidi dentro i tessuti, dentro le articolazioni. Ho capito, quindi una tazza. E poi a pranzo diciamo che mangio una ciotola di verdure condita con l'olio di semi di vinacciolo e poi ho salmone, pesce spada, tonno fresco oppure ma semi oleosi, che semi oleosi usa, signora? Nessuno. Niente? Né noci, né nocciole, né mandorle, niente? No, né pinoli? Nulla, né quinoa, né amaranto, né riso, perché essendo allergica alle graminacee ho pensato anche a una crostreazione, quindi il riso l'ho eliminato. Ho eliminato anche l'olio extravergine di recente, circa 3 mesi fa, perché ho pensato che potesse anche essere quello eventualmente il problema e quindi uso l'olio di semi di vinacciolo. Comunque... ho questa borsite che non va via nella maniera più assoluta, anche i polsi proprio. E che verdure sta usando? Allora, zucca, faccio delle vellutate di zucca, oppure zucchine, oppure qualche volta bietole, insalata romanella, oppure la indivia belga, diciamo questo tipo di verdure qui, ecco, il cavolo verza. Anche se il cavolo non sempre diciamo e che la zucca e la zucca la usa di frequente? La zucca no, la uso una volta ogni 10 giorni più o meno, annoto sempre tutto quanto. Dunque, e i pomodori? Pomodori mai, assolutamente, perché poi ho anche diverse allergie, oltre a quella alle proteine del latte sono allergica anche al nichel e la cosa che mi dispiace di più è che anche le mie 2 bambine che sono piccole, una ha 9 anni e una ha 4 anni, purtroppo hanno sviluppato queste allergie dalla tenera età e anche loro possono mangiare sì e no una 30ina di alimenti messi in croce. Proprio. Usa dei prodotti a base di soia? No, nessuno. Santo cielo, qua è proprio bisogna trasformarsi in Sherlock Holmes. Io praticamente al momento tra l'acqua, l'olio e il sale riesco a combinare 15 cibi messi in croce proprio. E sono quelli che più tengono a bada l'infiammazione. Ma quanta acqua beve al giorno? Le 2 tazze al mattino e poi? Le 2 tazze al mattino e una alla sera, basta, non bevo altro. E che tipi di carne mangia? Carne mangio più spesso quella rossa, perché è più consigliata nella sua dieta, quindi carne bovina, mai carne di maiale, ma non la mangiavo neanche prima, altrimenti pollo, non tanto il petto quanto magari fusi di pollo, cose così. Allora facciamo così, signora. Sì. Provi a fare una settimana a mangiare il pesce e a sospendere la carne. Sì. Poi la settimana dopo introduce la carne, ma solamente quella bianca.
E poi introduce la carne bovina la settimana dopo. Okay. E vediamo. A volte ci può essere che qualcuno di gruppo zero sviluppa un'intolleranza ai bovini. Ogni tanto capita. Non sono frequentissimi, ma ogni tanto ci sono... E lì è l'unico modo per venirne a capo, per capire. Non beva tanti liquidi, mm-hmm. Ecco, e poi vediamo. Si tratta certamente, ha sicuramente un sistema immunitario molto reattivo, signora. È sì, diciamo che nel giro di 10 anni mi sono venute 4 malattie, dunque... E tra le altre cose l'artrite reumatoide è quella che più mi crea problemi, proprio a livello proprio di vita, riesco malapena a prendere in braccio mia figlia una volta proprio in morte di papà, proprio veramente non riesco a gestirla. Provi a vedere, se col pesce, lei cosa preferisce tra la carne e il pesce? Ma io mangio bene entrambe, il pesce mi piace tantissimo, comunque io... cerco di mangiare quello che è più consono, diciamo che so, anche un merluzzo, una senta, il salmone. E che bevande introduce? L'acqua? Solo l'acqua. E poi solo acqua? Sì. Tisane, niente? Assolutamente no. Camomilla, no. Caffè di cicoria, niente. Tè verde, niente? No, l'unica altre bevande sono praticamente l'acqua di cottura delle verdure, ma ne bevo un pochino quando è tiepida, diciamo come solo, che so, l'acqua di cottura delle zucchine, per esempio, ne bevo un pochino, ma... Nulla di che. Ma i dolori ci sono quotidiani? I dolori sono quotidiani, proprio la notte è un incubo. E cos'è che mangia quotidianamente? Mangio sempre queste solite cose. Diciamo che più di frequente mangio pesce, quindi mangio salmone, merluzzo, pesce spada. Quasi ogni giorno. Pesce quasi ogni giorno. Dice e di notte ci sono tanti dolori? Di notte ci sono sempre È il momento in cui ci sono più dolori? Più dolori e più rigidità, sì. E ha provato a saltare la cena? Allora, a saltare la cena no, diciamo che mangio molto presto, molto prima, mangio verso le 7, quindi molto prima di andare a letto. E a che ora va a letto? A letto diciamo verso le 10:30, 11. No signora, allora non ha... Dai, facciamo così signora, provi a fare quella scaletta... di privilegiare il pesce una settimana, poi inserisci la carne bianca, poi la carne rossa e provi a saltare, mangerà di più al mattino, mangerà di più a pranzo, provi a saltare completamente la cena. Poi non faccio neppure spuntini né a metà mattina né a metà sera, nel senso che di mattina bevo l'acqua e poi pranzo verso mezzogiorno direttamente e poi a cena alle 7, non mangio nient'altro. Comunque una causa sicuramente c'è. E il fatto che lei abbia dolori prevalentemente la sera e di notte vuol dire che c'è un qualcosa che lei introduce praticamente sempre alla sera. Ho capito. Avendo tolto anche mie figlie, latte, glutine, cioè tutto quanto praticamente, che probabilità ho che mie figlie non sviluppino la mia stessa malattia? Beh, sicuramente, il DNA loro è già positivo. Sicuramente, signora. È già positivo che le sue figlie tolgano dalla loro alimentazione gli alimenti che sono considerati più nocivi, perché lei signora ci è arrivata dopo anni e anni e anni che aveva continuato a introdurre determinati alimenti. Certo. Se la sua alimentazione invece che essere sbilanciata di più sui farinaci, sui cereali, sui dolci, sulle zuccheri, fosse stata più equilibrata e più sbilanciata invece verso le proteine, facilmente il suo sistema immunitario non sarebbe diventato così reattivo. E adesso però si tratta di venire a capo di questo problema, che sì, certo. vuol dire che c'è un qualcosa anche all'interno degli alimenti che in teoria vanno bene, che lei non tollera. E tra quello che abbiamo visto è più facile che possa essere la carne bovina. Ogni tanto mi capita, ecco, tipo, non sono frequentissime, ma ogni tanto ci sono alcune persone di gruppo zero. Volevo ringraziare di cuore il dottor Mozzi. Grazie, signora. Per quale problema? Perché da 2 mesi seguo la sua dieta e sinceramente mi è cambiata la vita.
soffro da quando avevo 28 anni, adesso ne ho 55, di artrite reumatoide. Ah! E facevo uso anche di cortisone, almeno tutti gli anni per un mesetto, da dolori lancinanti alle articolazioni. Ho richiesto la sua dieta e la seguo da 2 mesi e sto benissimo. La ringraziamo molto. Brava signora. Lunghe camminate, cosa che prima non potevo permettermi, e sto bene, veramente bene.